indirizzata solo su un unico settore, ma ci devono piacere i progetti. Cerchiamo di selezionarli e di soprattutto cercare il più possibile di tutelare gli investitori, perché sono investimenti comunque che potrebbero essere rischiosi. Eh certo, è certo. Che volume di portafoglio avete? Che vuol dire di volume? Come progetti? Sì. Allora, noi non abbiamo mai puntato sulla quantità dei progetti, quindi abbiamo fatto meno progetti, portati avanti una quindicina, però di tagli grandi, perché abbiamo capitalizzato anche per qualche milione di euro, quindi questo è quanto. Nel frattempo è arrivato anche Diego, Sì, ho visto, infatti. Sì. che adesso si è assentato un momento. E poi a breve partiremo con altri progetti nelle prossime settimane. Ciao Diego. Ciao Diego. Ciao, buonasera a tutti. Salve, buonasera. Grazie. Cioè, Michela, ci diamo subito del tu direttamente. Se posso, volentieri, sì. Grazie, grazie per aver aderito a questa iniziativa che stiamo portando avanti. Un piacere. Già conosciuto Flavio, lui è il presidente di Piccola Industria della zona del Pesarese. Tra l'altro, lui è molto aperto su molti temi. Questo è il terzo appuntamento del mondo fintech che abbiamo fatto. Il primo è stato con Credimi. Il secondo con October, e questa volta parliamo della parte proprio del capitale, no? Quindi la parte di capitalizzazione con voi. Certo. Quindi gli altri sono stati interessanti, hanno funzionato bene, siamo contenti, stiamo cercando di far comprendere che ovviamente il fintech non è soltanto la tecnologia, ma si applica alla grande alle aziende anche nostre di tipo tradizionale, che non tutti, per esempio, sai, le piattaforme come October o Credimi danno risposte anche molto rapide, no? In termini di quotazione e di possibilità di erogare un eventuale finanziamento, che oggi la velocità è una variabile che sicuramente è utile e preziosa. Non si può vivere soltanto di debito. E quindi oggi parliamo di capitale sociale. Ricordi Diego alla presentazione del rapporto sull'industria marchigiana l'anno scorso, che quel professore della Bocconi disse: voi siete bravissimi nelle marche, avete un sacco di aziende, avete una capacità di investire nelle macchine micidiale. A comprare le macchine siete bravissimi, a gestire su capitale di rischio siete come l'Africa. Assolutamente, effettivamente Carnevale Maffè è uno che spinge moltissimo il mondo del fintech. Io lo seguo anche su Twitter e correggimi Giampaolo se sbaglio, sarà con noi nell'assemblea di Ancona il 17 di luglio. Quindi, no, giusto Giampaolo? Lo dico per gli amici di Ancona, però. Se ce n'è qualcuno anche di altre zone, se volete, lo volete ascoltare, in qualche maniera facciamo. Non so A lui dopo. mi era piaciuto tantissimo, Diego. Guarda, lui teniamolo in considerazione, cerca di capire quanto costa, perché se riusciamo ad avercelo, lui è uno che spacca. A me è piaciuto tantissimo. Che io sappia un po' costa. Io sappia un po' Immagino che beneficenza non ne fa molto. costa. Assolutamente sì. Comunque è uno veramente in gamba. E effettivamente quello del credito è uno, cioè oggi il tema è che veramente non possiamo soltanto vivere di debito. In questa fase ovviamente siamo tutti concentrati sul decreto liquidità che non sta funzionando, però noi abbiamo anche in piccola industria nazionale posto il tema che dovremmo anche pensare al capitale, a un problema strutturale storico dell'Italia, che è la sottocapitalizzazione della piccola e media impresa italiana, soprattutto della piccola. E quindi oggi affrontiamo anche questo tema, che è quello ovviamente,
dell'equity, in questo caso equity crowdfunding, perché sicuramente questo è un tema. Lo dico così anche a te, Flavio, ce l'avevamo posto anche con le PMI innovative e con le startup, no? Con le PMI innovative, mettendo tutta una serie di incentivi perché investe in quelle PMI innovative. Quella fu una proposta di Piccole Industrie Nazionali di qualche anno fa, si creò l'albo delle PMI innovative, uno degli obiettivi era proprio quello di poter mettere una defiscalizzazione per i soggetti privati e aziendali che investissero in... Sì, e dicevi che non eri soddisfatto di come l'ha interpretata il governo questa manovra, cosa non ti ha convinto? No, all'inizio, allora, no, le PMI innovative sono lì e quindi ancora gli incentivi ci sono. Quindi sulle PMI innovative sì, sul resto avevamo detto, nella proposta nostra avevamo detto, si sono creati gli incentivi per le start-up e per le PMI innovative. Con il Covid qualsiasi azienda oggi è una start-up, un'azienda che deve ripensare se stessa e deve cercare di ovviamente rilanciare medi obiettivi e di ripensarsi. Di fatto qual è la differenza sostanziale tra una startup e una PMI che oggi sta cercando di attraversare il mare in tempesta? Allora si era chiesto di estendere anche per un anno, due anni, gli incentivi tipici delle startup, proprio anche nella parte di capitale sociale, a tutte le aziende. Nella realtà nel decreto rilancio è stato fatto, poi Giampaolo ne sa più di me, è stato fatto soltanto per i privati che non devono essere già i proprietari dell'azienda, cioè una marea di restrizioni che non funzionano. Quindi restano gli incentivi per le PMI innovative, per le startup, però capisci che è una platea limitata, cioè il problema della sottocapitalizzazione è un problema storico, tradizionale, italiano. L'idea è mettete un incentivo per chi mette soldi nelle aziende, perché il tema del futuro sarà quello di mettere, di far sì che tutti quei soldi che stanno sui conti correnti degli italiani possano andare anche nelle aziende e non soltanto attraverso il canale bancario. Le banche fanno un'intermediazione, ma l'intermediazione bancaria spesso è lenta, non funziona, tutta una serie di cose. Negli appuntamenti che avevamo fatto, per esempio, non tutti lo sanno, quando avevamo parlato con October, una cosa interessante è che il finanziamento di October non va in centrale i rischi. Quindi andare sempre alla banca e quindi anche aumentare l'indebitamento sempre con il mondo bancario crea una fotografia in centrale i rischi che può agire più o meno sul rating, no? I mini bond, ma anche piattaforme come October consentono di non andare in centrale i rischi. Capiamo che ovviamente il mini bond è complicato, una piattaforma del genere è sicuramente meno complicata. Quindi, no, lo dico perché qualche collega mi ha detto ma il fintech non riguarda le nostre imprese. In realtà riguarda le nostre imprese perché la velocità di risposta riguarda proprio alcune delle nostre imprese. E con il fintech abbiamo visto che le risposte possono anche esserci in 3 giorni lavorativi, che è un grande... Io, Diego, ho un paio di casi che dopo i nostri webinar hanno fatto la richiesta del finanziamento, ancora una forse poi non andrà avanti perché aveva fatto solo la prova e voleva vedere. Un'altra ancora è in dubbio, allora, comunque allora, le condizioni che gli sono state proposte, allora, senza fare i nomi, allora sono per un'azienda il 3,89% come TAEG e per un'altra il 5,71%, però gli hanno risposto dopo 48 ore. Quindi dopo 2 giorni allora, tu hai la risposta circa la delibera del finanziamento, poi c'è da aspettare qualche giorno magari per ottenere la garanzia del medio credito centrale, però dopo 2 giorni già avevano una risposta. Poi l'azienda dovrà decidere se quel tasso di interesse logicamente gli va bene, però se un'azienda ha necessità immediata penso che poi alla fine anche i tassi di interesse della banca, è vero che adesso sono molto bassi, però poi devi considerare anche tutte le altre spese in più che ci sono, tipo le spese di istruttoria, eccetera, eccetera. Saranno un po' certo, più bassi sicuramente, però la velocità in questo caso per un'azienda che ha bisogno è essenziale. Poi per un'azienda che può aspettare, quello magari aspetta la delibera della banca tranquillamente. Tra i vari collegati ci abbiamo anche Sandro Bertini, che in questo momento lui
è un uomo di primo piano, io lo ringrazio. Poi Sandro, mandami anche un messaggio, se vuoi ti mettiamo anche online, valuta te. Quindi lo ringrazio per essere collegato, e anche tanti altri amici, adesso non li cito tutti perché sennò qualcuno ne dimenticherei, quindi rischio di fare qualche gaffe. Io, se tu vuoi, stiamo spendendo un po' tempo perché stanno aumentando i collegati, lo dico per chi è online, però sì, stiamo cercando di dire cose che possono avere un minimo di interesse, giusto per... C'è anche un problema che si è scollegata Michela Centioni e stiamo cercando di risolvere il problema perché non ha una linea buona adesso. Quindi adesso questo potrebbe essere un problema, direi che questo infatti potrebbe essere un problema. Le persone si stanno... Allora, guardate, io senza che faccio, mentre lei sta cercando di collegarsi, faccio alcuni ragionamenti sull'equity crowdfunding. Ovviamente abbiamo nelle tre aziende con cui abbiamo fatto partnership del fintech, abbiamo fatto delle scelte oculate. La prima è stata Credimi, che è indiscutibilmente conosciuta da tutti come essere leader per l'anticipo delle fatture, oltre che per i finanziamenti. La seconda, October è la piattaforma più grande nel mondo della parte di finanziamenti. Quindi, visto che nelle Marche le aziende più piccole non è che possono fare un mini bond per tante ragioni, anche di complicazioni, la cosa interessante di questa piattaforma è che, fatta la proposta, trova l'eventuale finanziatore. E oggi, dopo che abbiamo parlato di debito, quindi abbiamo parlato di due iniziative che riguardavano il debito, oggi parliamo di equity crowdfunding e abbiamo scelto Next Equity perché ce l'abbiamo in casa, è una piattaforma nostra di Civitanova Marche, tra l'altro anche fa parte anche di Confindustria Macerata, e ovviamente quando quelli bravi ce l'abbiamo in casa noi scegliamo quelli di casa, perché mi sembra giusto così. E con l'equity crowdfunding si può trovare la possibilità ovviamente di trovare dei finanziatori e quindi di lanciare quelle che in borsa chiameremmo le IPO, no? Le IPO di borsa dopo magari Michela ci spiegherà con più facilità, senza la rigidità tipica delle IPO borsistiche. Quindi è un modo anche per avvicinarsi al mondo della finanza più a portata di PMI, che magari può ovviamente lavorare e conoscere certi strumenti senza fare il passo così pesante di andare sul mercato finanziario. Secondo, come l'ho detto prima, il ragionamento era quello di non possiamo soltanto far indebitare le aziende, cioè dobbiamo porci il tema, proprio come regione ma come anche Italia, di come aumentare la capitalizzazione di impresa, perché la capitalizzazione significa anche essere più resilienti. E la resilienza e la continuità del business è un valore che ci sta sicuramente a cuore. Lo dico perché qui c'è Giampaolo, ma tutti i funzionari del credito, delle Confindustrie, noi con BancoPass riusciamo a fare e supportare le aziende con un business plan fino a 5 anni. L'abbiamo fatto per il decreto rilancio, l'abbiamo fatto su tante iniziative, possiamo ovviamente farlo anche per il mondo del crowdfunding, perché è un'iniziativa che sicuramente ha bisogno di un business plan. E fin da sempre abbiamo cercato anche di lavorare sugli incentivi. L'abbiamo proposta a livello nazionale e ci siamo riusciti più sul mondo startup, come è noto, e sul mondo PMI innovative. Oggi stiamo cercando di trovare una formula e proporre una formula affinché si possano incentivare le capitalizzazioni di impresa a livello ovviamente di tutto il mondo delle PMI, non soltanto ovviamente il mondo in PMI innovative e startup, che è una nicchia rispetto alla platea ovviamente delle aziende. Io ovviamente ringrazio Michela Centioni per aver aderito a questa iniziativa, ringrazio anche Next Equity con cui abbiamo stipulato una convenzione che porta comunque a delle riduzioni, a delle condizioni di favore per le aziende che rappresentiamo come sistema delle Confindustrie delle Marche. Non voglio magari dilungarmi oltre, sono webinar molto rapidi, veloci, andiamo al sodo. So Michela che ci porterà degli esempi e quindi questo
ci fa molto piacere, perché avere degli esempi è quello che aiuta meglio e facilita la comunicazione nei confronti proprio degli imprenditori, perché tutti noi spesso con un esempio possiamo trovare un caso da poter prendere a modello e a riferimento. Sentitevi tutti liberi di fare delle domande, chi vuole essere messo in collegamento con la domanda anche live, lo mettiamo in collegamento proprio per garantire il massimo dell'interazione. E ringrazio anche Flavio che mi supporta tantissimo, le pensiamo un po' insieme queste iniziative, quindi ne abbiamo fatte tante. Tra le altre che abbiamo fatto, lo dico, abbiamo fatto LinkedIn, con cui poi vi manderemo a qualcuno anche delle registrazioni, comunque per chi le vuole. LinkedIn, che può essere una piattaforma interessante per conoscere ovviamente dei contatti che possono essere altamente qualificati per sviluppare business. Abbiamo fatto un altro su Amazon la settimana scorsa. Chiuderemo questo ciclo di incontri giovedì alle ore, mi pare, 17, con Alibaba. Alibaba, che per una realtà come la nostra, giovedì prossimo alle 17, molto legata al mondo del B2B, è una piattaforma che può creare le condizioni alle nostre aziende a livello ovviamente di partner nel mondo B2B. Flavio, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, io aggiungo, Diego, intanto ti ringrazio, ringrazio anche Michela Centioni. Il tema del crowdfunding, ci avviciniamo sempre più, se vogliamo, alla frontiera, no? Di questo che chiamiamo fintech. Crowdfunding, come dicevi tu, ci richiama un pochino le PM innovative, le startup innovative, e arriviamo sempre più alla parte di innovazione in una regione come quella delle Marche, che è abituata a fare una manifattura matura. Abbiamo tantissime aziende manifatturiere, però tutte nel settore maturo, quindi capire anche come si possono finanziare le aziende con strumenti più innovativi, a maggior ragione per aziende sia mature ma poi anche per aziende più innovative, è importante per dare un ulteriore segnale al territorio e ulteriori stimoli di crescita. Quindi grazie, e siamo in attesa di sapere come funziona. Michela, parola a te. Allora, grazie a tutti per l'invito, e quindi possiamo iniziare a condividere delle slide, così magari mi seguite meglio. Allora, le vedete? Sì, sì. Sì, perfetto. Allora, l'equity crowdfunding viene definito come uno strumento di finanza alternativa per capitalizzare le aziende. Spesso quando si parla di equity crowdfunding si fa un po' confusione, perché in realtà esistono diverse tipologie di crowdfunding. Quello che si conosce da più tempo è il crowdfunding donation, dove si versa denaro senza avere nulla in cambio, ad esempio le classiche donazioni Telethon. Poi c'è il crowdfunding reward, che si chiama, che è quello dove si versa denaro per ricevere in cambio qualcosa, e viene utilizzato per i preordini, ad esempio in campo musicale, oppure per testare dei prodotti. Poi c'è il crowdfunding lending, di cui avete già parlato negli altri webinar, che è una forma di prestito da restituire maggiorato degli interessi. E poi c'è l'equity crowdfunding, cioè lo strumento che dà la possibilità alle aziende di capitalizzarsi a fronte di quote societarie. Quindi nello specifico lo possiamo definire come una modalità di finanziamento che consente alle startup innovative e alle PMI in generale, perché poi vedremo nello specifico l'evoluzione normativa che ha avuto, di raccogliere risorse a fronte di quote societarie. Quindi tramite questo investimento si diventa soci di una società. A livello di normativa vi farei un rapido excursus, ma solo per farvi capire che in pochissimo tempo la normativa si è continuamente ampliata, cioè siamo partiti nel 2013 con il regolamento Consob, che dava l'opportunità di utilizzare questo strumento solo alle startup innovative. Poi con l'Investment Compact nel 2015 l'opportunità è stata estesa anche alle PMI innovative.
E successivamente nel 2017 è stata data la possibilità a tutte le PMI, quindi non più solo quelle innovative, e quindi oggi lo strumento è uno strumento che può essere utilizzato non solo nell'ambito innovativo delle startup innovative o delle PMI innovative, ma per qualsiasi PMI. Poi, da ultimo, con la legge di bilancio del 2019 è stata data l'opportunità a queste piattaforme di equity crowdfunding non solo di fare raccolta di capitali sotto forma di equity, ma anche emissioni di mini bond e obbligazioni. Allora, in materia di equity crowdfunding fa un po' da padrona la Consob, perché la Consob è... l'ente che si occupa di, ha emanato il regolamento, ha autorizzato le piattaforme ad operare e sull'operato delle piattaforme. Tanta attenzione pone la Consob su questa attività perché le piattaforme possono raccogliere tramite l'equity crowdfunding per ogni iniziativa fino a 8 milioni di euro. Quando siamo partiti nel 2013 era possibile raccogliere fino a 5 milioni, oggi il tetto è stato alzato fino ad 8 milioni. Quindi 8 milioni consideriamo che è un importo simile, se non anche più alto, delle quotazioni che vengono fatte in borsa, ma senza tutte le formalità che abbiamo in borsa. E per far questo però la Consob dice ok, diamo la possibilità di raccogliere capitali tramite piattaforme, ma cerchiamo di normare il più possibile l'attività. Per cui che cosa succede? Che quando si apre una campagna di equity crowdfunding, il denaro raccolto non è immesso subito nella disponibilità della startup, ma deve essere aperto un conto corrente indisponibile e vincolato per tutta la durata del round. Deve inoltre essere il cliente profilato ai fini MiFID, quindi così come avviene in ogni operazione di investimento che viene fatta in banca. Poi altra accortezza che mette la Consob è che almeno il 5% dell'intero capitale da sottoscrivere deve essere sottoscritto da un investitore istituzionale o professionale. Quindi può essere o un investitore istituzionale o una fondazione bancaria o un incubatore certificato, o da poco è stata inserita anche la categoria di investitore a supporto dell'innovazione. Cioè questa tipologia di investitore nello specifico deve essere un investitore che ha almeno un patrimonio finanziario superiore a 500.000 euro e che abbia o effettuato negli ultimi 2 anni investimenti almeno in 3 iniziative per 15.000 euro ognuna, oppure abbia ricoperto per almeno 12 mesi la carica di amministratore in una PMI, ovviamente diversa da quella posta in campagna di raccolta. Questo perché? Perché è un investimento comunque anche molto emozionale, quindi il 5% dato da questa categoria di investitori è un'ulteriore tutela per gli investitori meno esperti. La soglia del 5% è poi ridotta al 3% qualora invece si capitalizza una PMI che ha depositato almeno 2 bilanci certificati. Quindi possiamo dire che quali sono gli attori dell'equity crowdfunding? Le startup o le PMI, che sono quelle che si aprono il capitale e che quindi devono farsi finanziare. La piattaforma, che è lo strumento attraverso il quale si fa la capitalizzazione, perché poi vediamo nel dettaglio come avviene, c'è una delibera di aumento di capitale che viene fatta prima aperta, ma l'investimento si fa online direttamente sulla piattaforma. Poi c'è l'investitore, che è quello che vuole partecipare a questa iniziativa e per investire deve poter visionare tutta la documentazione, perché non è un investimento solo emotivo, ma è un investimento anche ragionato, quindi deve poter visionare dal business plan alla misura camerale, al documento informativo ed altro. Poi c'è la banca depositaria, che è quella dove deve essere aperto il conto corrente indisponibile e vincolato
per dove vengono veicolati i soldi raccolti fino alla fine del round, perché se poi il round va a buon fine i soldi vengono immessi nella materiale disponibilità della startup, se invece non va a buon fine devono essere restituiti agli investitori. E poi c'è la Consob che non controlla la specifica iniziativa che viene sottoposta, ma vigila su tutto il processo per evitare che ci sia problemi proprio dal lato degli investitori, cioè che possano essere truffati, raggirati o altro. Altro aspetto importante su cui mi vorrei soffermare è la parte dei benefici fiscali. Benefici fiscali che sono molto importanti perché soprattutto la normativa, quando all'inizio è stata data la possibilità di questa capitalizzazione, era solo ad appannaggio di startup innovative, quindi anche realtà che non avevano uno storico, che non avevano fatturato. Per cui il primo incentivo che si ha nell'investire in questo tipo di attività è il beneficio fiscale, che è quello che ti dà poi lo Stato, perché alla prima dichiarazione dei redditi, se si investe come persona fisica, si può detrarre fiscalmente, quindi dalla propria dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, il 30% di quanto investito in una startup o una PMI innovativa, e per un massimo di 1 milione di euro per anno. Da proprio qualche mese fa la legge di il decreto crescita post-Covid ha dato la possibilità anche di alzare il limite dal 30% al 50% di beneficio fiscale se si investe come persona fisica, purché non si investa più di 100.000 euro. Però un beneficio fiscale del 50% diventa già il primo ritorno che uno ha dall'investimento. Ovviamente per questo soglia da alzare dal 30 al 50 stiamo aspettando proprio l'ok del MISE, perché c'è bisogno di un regolamento attuativo a tal fine, sperando che vada tutto bene. Anche se il MISE dovessero esserci dei problemi e quindi non dare attuazione a questa possibilità, il 30% di beneficio fiscale rimane comunque. Si può investire quindi sia come persona fisica che come persona giuridica. Ovviamente se si investe come persona giuridica si deduce da e si esclude dal reddito imponibile ai fini IRES il 30% di quanto investito. E qui il limite massimo è di 1.800.000 per anno, sempre mantenendo l'investimento per 3 anni, altrimenti i benefici fiscali decadono, perché comunque è anche il lasso temporale per far crescere l'iniziativa su cui si è investiti. Dal quarto anno in poi, se si decide di uscire dall'investimento, non si perdono i benefici fiscali. Questi benefici fiscali del 30%, sia che si investa come persona fisica che come persona giuridica, possono essere o tutti utilizzati alla prima dichiarazione dei redditi, oppure spalmati per 3 anni qualora uno non avesse la capacità per spenderli tutti nell'anno successivo alla dichiarazione dei redditi. Questi benefici fiscali vengono riconosciuti solo se si investe in startup innovative e PMI innovative. Quindi la normativa ha dato la possibilità anche alle PMI normali di utilizzare questo strumento, ma solo se si è startup innovativa o PMI innovativa l'investitore ha questo beneficio fiscale. Rapidissimamente, le startup innovative chi sono? Sono qualsiasi società che ha una sede principale in Italia e con un fatturato minore di 5 milioni di euro e costituita da meno di 5 anni e deve non aver distribuito gli utili. Questa cosa spesso ci capita che ci dicono sì, però poi io se sono startup non posso distribuire gli utili. Non è proprio così, vuol dire che fino a che si è iscritti nell'apposito registro della Camera di Commercio come startup innovative non si possono distribuire gli utili. Se però una startup innovativa vuol distribuire gli utili o
basta derubricarsi dalla startup innovativa e può tranquillamente distribuire gli utili. È una facilitazione che è stata data. Così come se si supera il tetto dei 5 milioni non si è più startup innovativa, ma si può passare nel registro delle PMI innovative. Poi deve avere l'oggetto sociale, ovviamente altamente innovativo e tecnologico, e poi avere, richiedono un solo requisito tra questi tre: o spendere il 15% del fatturato in spese di ricerca e sviluppo, o avere personale altamente specializzato, dottorandi o laureati, oppure essere depositari di un brevetto o un software registrato. Per quanto riguarda le PMI innovative, invece, il raggio si allarga tantissimo, perché devono avere non la sede in Italia, ma basta almeno una filiale in Italia, non ha più importanza da quanto tempo sono costituite, quindi anche più di 5 anni, e gli altri due aspetti importanti sono: uno, il fatturato, perché deve essere inferiore a 50 milioni di euro, e avere meno di 250 dipendenti, per cui accorpiamo una fetta molto grande delle PMI. E in questo caso però la PMI innovativa deve avere, rispetto alla startup innovativa che aveva solo un requisito, almeno due requisiti. E nel caso di costi ricerca e sviluppo è stato abbassato anche il limite, cioè per le startup innovative era il 15%, per le PMI innovative è almeno il 3%. Poi chi siamo noi? Noi siamo una piattaforma di equity crowdfunding autorizzato dalla Consob, e qui marchigiana, siamo stati i primi nelle Marche, i quinti in Italia ad ottenere l'autorizzazione. E cosa facciamo? Allora, noi cerchiamo di porre più attenzione possibile nella selezione dei progetti. Progetti che ci arrivano per diversi canali, allora, o su segnalazione o su invio che ci viene fatto tramite mail, per cui le aziende interessate ci scrivono direttamente, oppure facciamo noi anche tanta attività di scouting. E quando ci arriva l'iniziativa, che cosa facciamo? Avviamo questo processo di selezione. La selezione che, differentemente da come avete visto per le altre piattaforme di lending, non è proprio automatica, perché qui i parametri sono non solo numerici ma anche umani. E quindi quello che dobbiamo fare, che è imprescindibile, è la valutazione del progetto, la valutazione del team, del business, cioè sono tante dinamiche che non si possono mettere dei dati dentro una macchina e poi in automatico genera la proposta buona o non buona. Perché un progetto è fatto da un mix di situazioni, quindi è una parte di bontà del progetto, ma anche il team che c'è dietro. E per far questo, nell'attività di selezione facciamo sia una selezione interna, che avvalendoci anche di collaboratori esterni per valutare specifiche attività, perché ci capitano i campi più disparati, coperti da brevetti, situazioni particolari, per cui ci affidiamo anche a professionisti con cui collaboriamo per valutare questi progetti. Qualora sia superata la fase di apertura, poi di valutazione del progetto, e decidiamo di caricarlo nella nostra piattaforma, prima di tutto bisogna aprire questo conto corrente indisponibile che abbiamo detto. Poi bisogna caricare nella piattaforma tutta la documentazione inerente la startup o la PMI. Perché? Perché l'investitore, poi ve lo faccio vedere nel nostro sito, deve poter visionare la documentazione e quindi deve potersi scaricare tutti i documenti della startup o della PMI. Dopodiché si provvede, se è interessato, in automatico può seguire un percorso consapevole dove deve rispondere a delle domande e indicare l'importo che vuole investire. E il contatore aggiorna la situazione. Alla chiusura del round, se si è raggiunto l'importo
prefissato, i soldi vengono immessi nella disponibilità della startup che poi deve andare alla Camera di Commercio e fare la variazione della propria compagine societaria. È un iter più snello perché? Perché c'è una delibera a monte di aumento di capitale aperta e qui poi dopo si decide con la startup, con la PMI innovativa, che tipo di aumento di capitale fare, quindi qual è l'investimento minimo, se fare cedere solo quote di serie A o quote di serie B, quindi se dare agli investitori diritto di voto o non diritto di voto, se fare una campagna dove qualsiasi somma si raccoglie va bene, oppure se di solito noi facciamo una prima parte che è inscindibile, cioè se non si raggiunge quel minimo la campagna non va a buon fine. Poi da quel minimo in poi è scindibile, per cui c'è una forbice e qualsiasi altra somma si raggiunge va bene, con ovviamente un equity proporzionata in base a quanto si riesce a raccogliere. Poi si svincolano le somme e poi si diventa soci di questa società. Soci dove si partecipa alla vita societaria partecipando all'assemblea o avendo aggiornamenti dalla società, ma si crea spesso, come ci è capitato, anche soci che hanno interesse a portare il loro know-how e aiutare queste idee a crescere e a capitalizzarsi. Per quanto riguarda il materiale che occorre preparare, che l'investitore deve poter visionare, ovviamente c'è il business plan, che è un documento che non può mancare. Di solito il business plan o l'azienda se lo fa da sola, oppure lo aiuta il commercialista, oppure come nel caso di Confindustria Marche, c'è questo bellissimo strumento BancoPass che aiuta non solo per fare delle previsioni sui flussi di cassa, ma anche proprio negli step di redazione del business plan. E poi altra documentazione, ovviamente l'atto costitutivo, lo statuto, le delibere di aumento di capitale, e l'indicazione se ci sono brevetti e il know-how dell'azienda, e poi il documento informativo per l'investitore. Questo è un documento che non può mancare, è un documento tecnico che deve un po' riepilogare tutto quello che riguarda l'iniziativa, quindi capire chi è la società, il progetto, quant'è la quota per gli investitori, quindi un riassunto di tutta questa documentazione che è stata caricata nel portale. Alcuni esempi, magari questi se riesco ve li faccio vedere direttamente dal sito, così allora provo a vedere dal sito, così vi faccio vedere degli esempi. Ok, allora questo è il nostro sito www.nextequity.it e in questi anni abbiamo capitalizzato diverse iniziative. Si sta aprendo, ecco qua. Allora, andando in ordine così come le vedo, vabbè, BioBackLock è una PMI innovativa che non aveva fatturato e che quando l'abbiamo capitalizzata aveva due brevetti in pending. E successivamente alla campagna, alla chiusura, questi brevetti sono stati riconosciuti, quindi la società è accresciuta di valore, oggi sta aumentando i suoi asset e partecipando anche a dei progetti internazionali. Invece questo ad esempio è un'altra che abbiamo capitalizzato, che era un aereo che aveva vinto il record del mondo e aveva fatto una traversata oceanica, però gli serviva capitale per crescere, perché in realtà stavano in un piccolo locale e avevano una struttura troppo artigianale e dovevano cercare di industrializzarsi. Abbiamo raccolto 663.000 euro e l'altro aspetto che poi è legato proprio all'opportunità del crowdfunding è che è uno strumento che ti rende più forte anche nei confronti del sistema bancario, perché mentre prima si va dalle banche e non si è capitalizzati,
dopo una raccolta di capitale si è più forti, per cui questa azienda poi ha ottenuto lo stesso importo di finanziamento dalla banca, per cui ha raccolto con noi 660.000 euro, ma altri 600.000 euro li ha ottenuti dalla banca. A distanza di un paio d'anni è passata da 200.000 euro di fatturato a 1.800.000 di fatturato e dovrà crescere ancora di più. Quindi l'equity crowdfunding per loro è stato un trampolino di lancio e non uno strumento che ti rende autonomo e fuori dal circuito bancario. Idem questa azienda agricola Molte Monaco, lo stesso abbiamo raccolto circa 600.000 euro e loro sono riusciti a crescere e sono riusciti anche ad acquistare un capannone, quindi adesso l'attività sta ulteriormente andando avanti. Poi BioErg, un'altra che abbiamo capitalizzato, e sta crescendo. Invece questa qua, vi racconto un po' questa, che Symbiotech, che tra l'altro è stata anche la prima PME innovativa che ha raccolto il capitale con questo strumento di equity crowdfunding in Italia. Quindi abbiamo raccolto per loro 1.000.000 euro. Questi capitali, oltre a servire a questa azienda per creare la rete commerciale, li ha resi molto forti nei confronti delle banche. E loro dicono sempre, prima facevamo tanta fatica a ottenere anche piccoli soldi dalle banche, che dopo esserci capitalizzati con 1.000.000 euro in conto, ogni giorno avevamo la fila delle banche che ci venivano a trovare per sapere se avevamo bisogno dei loro servizi. Quindi sicuramente è uno strumento che può essere di aiuto e di supporto per stare più tranquilli e per poter accedere anche al circuito bancario dove si è imprescindibili dall'utilizzo. E per quanto riguarda la piattaforma è molto semplice, cioè ci sono i progetti nell'home page, basta andare su accedi per se si ha già un account si entra con quell'account, se non si ha l'account basta andare sotto, ancora non possiedi i dati di accesso, entra e registrati, e qua su registrati basta veramente inserire nome, cognome, indirizzo mail e dare il consenso o meno alla privacy e inviare. In automatico arriva sulla propria casella di posta elettronica le credenziali per accedere. A quel punto, una volta che si hanno le credenziali, si possono entrare nei progetti e quindi andare a visionarli. Nei progetti si possono vedere tutti i dettagli, come avevo spiegato prima, per poter fare un investimento consapevole, vedere chi è il team, la documentazione e quant'altro. Poi, una volta che si è valutato tutto, si preme il bottone invia e inizia il percorso consapevole per investire. Tutto molto semplice. A livello di operatività, quindi questa è la piattaforma. Abbiamo stipulato questa convenzione con Confindustria, per cui le aziende di Confindustria avranno una scontistica rispetto ai nostri costi. Costi che sono, noi chiediamo solo una percentuale sul buon fine della raccolta, quindi se la raccolta non va a buon fine non percepiamo nulla, quindi è win-win, o vinciamo tutti o anche l'attività che abbiamo fatto noi non è remunerata, e una percentuale che può essere variabile da un 7 a un 10%, ma varia in base a l'attività che c'è da fare, perché non tutte le iniziative si trovano allo stesso stadio, quindi quanto materiale hanno pronto, quanto supporto gli dobbiamo dare, e noi spesso li aiutiamo anche nella fase proprio col notaio, nella preparazione della delibera di aumento di capitale e altro. Questo è più o meno in generale il funzionamento dell'equity crowdfunding e della nostra piattaforma. Adesso a breve, nelle prossime settimane, avremo altri due progetti
partiranno in rampa di lancio. E... grazie Michela. Allora, io intanto dico a chi è online che se vuole fare domande le può fare sia nella apposita chat o nel Q&A, oppure ovviamente lo possiamo mettere anche in video se vuole fare qualche intervento. Intanto io, Michela, dico, mi ha colpito una cosa che mi pare di capire, che si possono anche prevedere dei diritti limitati, dei poteri limitati per i soci che intervengono con il crowdfunding. Quindi questo per dire, se molte imprese hanno paura, no? Che c'è questa resistenza di tanti imprenditori, soprattutto di imprese familiari, per il socio che magari può avere un ruolo spiccato, nel crowdfunding si possono prevedere anche delle clausole che possono, è un investimento più finanziario e non tanto partecipativo in termini ovviamente di governance, perché si possono anche limitare alcune cose. Giusto, sì, certo. No? Allora io lo definisco un po' un abito su misura, cioè l'equity crowdfunding non è un prodotto preconfezionato, ma bisogna fararlo sull'iniziativa che si va a capitalizzare. Quindi se l'esigenza è quella di non avere intrusioni nella governance, c'è possibilità di blindarlo. C'è spesso capitato però che la paura all'inizio, prima di avviare una campagna di crowdfunding, è proprio oddio chi arriverà, oddio cosa faranno. Però poi all'atto pratico l'investitore che investe nell'equity crowdfunding diventa un supporto, non diventa più il nemico, perché lui ha investito in prima persona in quell'attività, quindi è il primo che vuole avere un ritorno e far funzionare l'iniziativa. Quindi spesso ci è capitato di avere tra gli investitori, ad esempio una che abbiamo fatto di biotecnologia, sono entrati degli investitori con molta esperienza che hanno dato consigli, e quindi sono state loro, ragazze che avevano paura all'inizio, dei soci che potevano entrare, poi a utilizzare e chiamarli spesso per qualsiasi iniziativa o addirittura inserirli direttamente nel CDA o nella governance della società. La normativa... Aiutaci a capire, no? L'investitore professionale potrebbe essere anche un partner potenzialmente industriale. Cioè, quello sarebbe l'ideale. Perché si vede un'azienda crescere. Nel caso che tu hai gestito, sono capitate esperienze con dei partner che alla fine sono stati industriali, quindi oltre ad essere dei soci che hanno apportato capitale, hanno apportato anche know-how, come hai detto te, a livello industriale? Cioè ti è capitato? Allora, oppure gli investitori sono quasi sempre soltanto dei soggetti più finanziari, giusto per... per capire. Allora, l'investitore non c'è l'investitore, dipende dalla categoria, dall'iniziativa proposta, e dipende se quel settore lui lo conosce bene. Ovviamente se è un settore dove lui può dare del valore aggiunto, è l'ottimo sia per lui che per l'iniziativa. Quando abbiamo capitalizzato Symbiotech c'è stato un investitore che ha investito parecchi soldi, e lui ha fatto l'investimento, è un imprenditore nel settore alimentare, e lui diceva: io ho già accesso nella grande distribuzione, quindi il fatto di diventare vostro socio, per me, io vi posso aiutare a veicolare il vostro prodotto, che adesso vendete solo nelle farmacie o in altri canali, anche nella grande distribuzione. Quindi l'iniziativa è partita proprio da lui, loro non avevano neanche l'idea di poter andare nella grande distribuzione. Poi l'iter è sempre molto lungo, non è che si riesce dall'oggi al domani, bisogna strutturare il prodotto, prepararlo e altro, però si stanno organizzando. E che succede? Che comunque le iniziative, l'investitore che entra nell'equity crowdfunding ha l'interesse di veder remunerare il suo investimento. Però questo strumento è anche uno strumento che tutela tanto chi si capitalizza, perché a noi spesso è successo nelle campagne che gli investitori vogliono negoziare la somma, mettere altri soldi. Quindi il fatto di avere una delibera di capitale già
predeterminata col notaio fissa l'importo, per cui non si è soggetti a negoziazioni, come spesso succede invece quando si investe in una startup o in un'iniziativa e si negozia il prezzo. Quindi è una tutela dal lato di chi si capitalizza. Dall'altra parte l'investitore che investe mette a disposizione di solito quelle che sono le sue competenze per far funzionare il business. Lo può fare o solo come consigli, oppure la normativa prevede proprio se chi investe vuole un ruolo nella governance o vuole una... un posto in CDA oppure fare altre attività più significative, possono stipulare dei patti parasociali. L'unica cosa è che devono essere pubblicati nel sito, però io lo vedo come un reciproco vantaggio da entrambi i lati. No, tra l'altro c'è un'azienda che si chiama Prosilas, che sì, si è riconvertita anche per fare ventilatori polmonari, gli abbiamo anche dato visibilità con la rivista nostra nazionale di Confindustria Piccola Industria, che è l'imprenditore. Questo per dire che quando un'azienda è innovativa, sia nell'aspetto ovviamente la raccolta dei capitali, spesso esprime innovazione su tutti i campi, e che ovviamente innovazione che merita di essere raccontata. Guarda, sì, ad esempio, Prosilas, sì, prima della campagna di raccolta era una SAS, quindi utilizzare questo strumento è anche un modo per crescere, perché poi è diventata una SRL e poi si è scritta come PMI innovativa e poi è scritta a Confindustria e quant'altro. Bene, io vedo che non ci sono più tantissime domande, quindi... Io, Diego, vorrei chiedere... Una la vedo adesso. Michela, sì? ti faccio io una domanda. Ci potresti spiegare meglio come funziona la parte di exit? Quindi se il privato, supponiamo il privato, quindi dopo 3 anni in modo da poter usufruire appieno dei benefici fiscali, decide di uscire, come funziona da un punto di vista di governance all'interno della società e qual è poi l'effetto patrimoniale sulla società? Allora, adesso ci aspettiamo tutti questo mercato secondario, che se ne parla tanto ma ancora non c'è. Chi investe in queste iniziative sa che l'exit non è certa e automatica. Cioè, per 3 anni sicuramente non gli conviene cedere l'investimento perché perde i benefici fiscali, ma dal terzo anno in poi deve trovare qualcuno interessato a acquistare le proprie quote. Quindi non è così scontato e automatico. Poi che succede? C'è sempre il discorso, l'exit ottima sarebbe o un'azienda più grande che acquista in toto la società, oppure un fondo che entra, perché cedere la propria quota quando si è investito magari 2.000 euro e per averne 2.000 magari non è poi stato un investimento così, poi dipende anche da quanto si è valorizzata l'azienda in questi 3 anni, perché uno dice magari non mi conviene al terzo anno, perché sappiamo sempre che è capitale di rischio, però io dico anche capitale paziente, per cui non è che chi investe nell'equity crowdfunding è come un investimento in borsa, mordi e fuggi, cioè deve aspettare un po' di tempo prima di avere ritorni, quindi può darsi che al quarto anno ancora non gli conviene, oppure capita l'occasione, cioè non c'è un manuale preciso magari ad averlo. Sicuramente la Consob lo dice in tutte le lingue che è un investimento illiquido, quindi l'exit è una domanda interessante, perché molti che hanno collaborato con fondi, no? Spesso l'exit è una parte molto complicata nei fondi, quindi il fatto che sia stabile è un vantaggio, il fatto che
già ci siano le condizioni per una certa stabilità, perché se ci fosse un exit brusca a breve renderebbe tutto più complicato anche la vita dell'imprenditore, che dovrebbe trovare qualcuno che subentra o lui stesso che va a liquidare, creando ovviamente un'ulteriore criticità. Quindi quello che tu dici è una buona notizia, perché si apre a questo strumento, perché gli può garantire quella stabilità di medio lungo che consente a un'azienda di poter guardare lontano. C'è una domanda da parte di Simone Fedeli sulla quota minima di sottoscrizione. Come viene definita? Allora, la quota minima di sottoscrizione non c'è ovviamente un predefinito, lo decide la startup o la PMI in base a quello che ritiene più opportuno. La normativa dice solo che se l'investimento è inferiore a 500 euro non c'è bisogno di essere profilato MIFID del cliente, se è superiore a 500 sì, come persona fisica, come persona giuridica se è superiore a 5.000. Però il tetto... Ci sono campagne da 100 euro, campagne da 1.000. Noi non abbiamo fatto mai campagne con il minimo da 100 euro. Di solito facciamo da 1.000, 2.000 o 3.000 euro. Un po' per evitare il frazionamento di tantissimi soci, ma un po' anche per far capire all'investitore che è un investimento in equity e non un donation. Quindi quando si versa 100 euro per prendere una quota, si prende lo 0,00 e se poi si deve cedere la quota ha avuto anche poco significato. Però si possono fare anche campagne da 100 euro, noi ne facciamo meno come tetto minimo. Bene, e guarda, se non ci sono altre domande, noi ci avviamo a conclusione. Lo dico, io sono una PMI innovativa. Ci sono tanti amici che sono PMI innovative, eravamo partiti con dei convegni fatti in Confindustria Marche qualche anno fa, forse anche la convenzione che abbiamo fatto con Confindustria Marche è un po' figlia di questa attività che è partita da lontano, no? Essere PMI innovativa non è particolarmente complicato, quindi io avevo fatto una volta un appello anche fatevi trovare, nel senso che cerchiamo nelle Marche di crescere con il movimento, chiamiamolo, delle PMI innovative, perché non è complicato e ci possono essere questi benefici, tra cui questo, che possono essere sicuramente interessanti. E questo sicuramente è forse quello più interessante. Era stata una lotta a estendere l'incentivo, lo dico perché a livello europeo farlo digerire è stata dura, sulle PMI innovative, ci siamo riusciti dopo un po' di tempo e quindi è bene proprio... cercare di, l'invito a tutti gli imprenditori e tanti amici che sono in ascolto, di far emergere le loro aziende e farle entrare nell'albo delle PMI innovative. Sul mercato secondario, anche a livello europeo, ne abbiamo parlato. Cioè, questa cosa non funzionerà mai, il mercato, finché non ci sarà un mercato secondario funzionante, anche per il mondo delle PMI, come ovviamente avviene nel mercato borsistico, perché questa cosa dell'uscita a tanti imprenditori, quando la raccontano a qualcuno fa paura. Quindi si sta cercando di trovare un modo anche in Confindustria per rendere il mercato dei capitali attraente per le PMI, che è la grande sfida. Per chi non lo sa, durante il Covid i risparmi degli italiani sono aumentati, le giacenze sui conti correnti sono aumentate. L'Italia ha da sempre questa grande tradizione, no, di essere un popolo che ha una grande capacità di risparmio. Purtroppo il mercato bancario, per ragioni probabilmente anche storici, si è creato un mercato che è totalmente bancocentrico. E l'efficienza però del mercato dei capitali incide anche su quella capacità di crescita delle nostre imprese, ma anche in fase difficili sulla continuità di impresa delle nostre imprese, che devono essere valori che dobbiamo perseguire. Quindi io, Michela, ti ringrazio veramente, veramente molto, ringrazio tutti quelli che si sono collegati e, non essendoci più domande, io direi mandare tutti a godersi questo weekend e rimando a tutti a giovedì alle ore 17 per l'ultimo appuntamento con l'ultima convenzione che abbiamo stipulato con l'Unicredit, che riguarda il mondo di Alibaba. Una grande finestra per il mondo che ci può consentire di, in ottica B2B, far crescere ancora le nostre imprese, perché abbiamo lavorato sul fronte della finanza, che era il tema più importante, ma abbiamo cercato di lavorare anche sull'altro tema,
quello della crescita dei ricavi in una fase in cui tante aziende stanno affrontando una fase di profonda difficoltà con un calo dei ricavi. Grazie ancora a tutti e ci riaggiorniamo al prossimo webinar, giovedì alle 17. Grazie. Grazie a tutti, ciao. Grazie Michela. Grazie. Ciao Diego. Grazie.